sulla spiaggia di Capofatta ci sono tutti dei nasi, loro giocano a palla, fanno scamazzo, stanno sempre a rompe. Abbiamo detto senza parole. A rompe. Stai calmo. Beh. L'anima. Guarda che c'è San Galeazzo qua, eh. Allora, vogliamo parlare di trasformazioni? Sì, Massimo, sì. Vieni qua. Vabbè. O glielo dedichiamo a Riccardo, quello che preferisci. Come vuoi? Secondo me la moglie ce l'ha Riccardo. Ah, c'ha ragione, lui è separato. Dammi, vieni qua. La mamma che c'entro Riccardo. Io, scusate. C'ha ragione, dopo fammi i conti con te. Vanno di moda le trasformazioni. Progresso. Fa troppo avanti, fa di corsa. Ci sono i cambiamenti di stagione, c'è sta persino chi se cambia sesso. Chi ce l'ha io? Stamattina Riccardo il bello si è svegliato senza uccello. Senti quell'altro. È uscito pazzo. Pure vivi. Coraccia moglie. Perché la moglie gli è cresciuta. Oh, un zollazzo, uno schiamazzo. Che gli è cresciuta la moglie? Non me lo fanno mai finire. Oh. Beh. Perguzzo. Pensavo di dire il cazzo, ma non Non me ne preoccupare. Riccardo, lo sai che Sara va spesso al mare a prendere il sole? Ma io lo so perché Sara al mare. Vieni qua, vieni. Perché vado al mare? Ha strucinata, vieni qua che te devo parlare. Senti, a Vera Cottaro, vado a finita, eh. Forza. E dagli le punta, dagli le manolino, gli stornelli del Sor Mariano, te li canto fino fino, perché so trasteverino. Sete marino, sei. Ridi, ridi. Botte fuori di io. È burino, eh. Dai, io. Lo so che c'hai l'artrite, o sarà cara. Ma guarda come te sei confinata. Te sei visto te? Con calma. Te metti sotto al sole la mattina. Te levi solo quando che sei cotta. Sono spiedino. Per curarti sto dolore dicevo parecchio sole. Mia sarà vero. Tengo. Prima lo vedi davanti e poi te dietro. Ma che cosa? Il sole. Ah, ecco. Dio volesse. Che cosa? Sai che te perdi. Allora, a me mi piace la mortadella, mi vedo più, a me mi piace la mortadella che fa la voce sempre più bella, io canto oggi e pure domani e si mi piace, battete le mani, non si vedono ma si sentono. A Ruffiana. A Ruffiana? Sì. Tu mi accompagni, mi riconosci, prima mi suoni, poi mi capisci, che tante notte dai a fasci, facciamo un applauso al maestro Masci. Grazie. Complimenti, grazie. Ma che grazie? Ah, mo non è ruffiana, no? No, no, grazie. Sono mezza piotta. Prego. Quale grazie. Allora, vogliamo dedicare uno stornello a Massimo? Certo. Ma non metà per uno, dove ancora i soldi da lui. Io. Ma che faccio così soldi? I sesterzi. Ah no, io vado dritto. Ma che poi? Ok. E Massimo che c'è il naso tutto storto. Aspetta. E spruzzoso come un ananas. Bene, allora che torna a certo. Faceva con Stefani al cascamorto. Ma proprio morto, perché voleva che se lo sposasse. E non stanziste non è il caso, disse lei, c'è il storto naso. Ho preso un sacco di cazzotti, è vero. A Massime, c'ho ancora flì. Ma quanti ne metti? A 2 a 2 questo? Massimo, dimmi la verità, ma non te pare gonfio sto cuore? Ma che ci metti? Guarda.
gonfio, gonfio, gonfio. Scusa Matteo, a te invece te pare moscio, moscio, moscio sto coso? Au, smettila. Ma voglio un uomo che ce l'abbia dritto. Resta Riccardo. Il naso. Lascia perdere Riccardo. Il naso. Ma l'ha visto che sta a fare scusa, no? Dovete sapere questa ragazza, via qua bella, via qua. Vai. Stiamo con le feste. Questa ragazza vive in campagna. Ah. È in pieno di fattorie, cercava lavoro, sapete dove l'ha trovato? Dentro una vaccheria. Dove stanno le vacche? Bravo, Alessio. Cercavano una persona per mugni e latte. Ma aspetta un attimo, ma perché fa sempre così? A misura tua quella? No, a mia è così, ancora più stretta. Fatti una risata molto, dico io dove. Sentite che gli è successo. Sul calzino. Quello dritto, ma no, quello bianco. Se vanno va a servizio, tambaccano, e quello se la porta dietro la strada. Sì, cioè no, ma che stati tutti così. Ti disse via un po' qui, che modo imparo. Ma che fa? Come se fa per mugne a Claratella. Ma questo è l'animo di troppo di freddi però. E fa parte con la mano se comincia piano piano. Ma la bella è una vacca, è una mucca. No. Se non lo sai, finché non schizza non te ferma mai. Stefania, vai Sara. Vai Sara. Non mi spigni. Guarda che provi il brivido quando spingi Massimo. Dai le tacco, dai le punta, quanto è buona sono assunta, tiro lo spago, spingi la sega. Buonasera, buonasera. Ecco, senti mio, quando si parla di seghe parliamo di te, Un giovane pittore a via Margutta. Chi è Riccardo? Sì. Voleva pitturare una signorina. Oh, via qua un po'. Oh, e certo. Ma sempre con me con lei. Di fatto in mezzo a tante lui si butta. Una volta, e sceglie quella che era più carina. Chiamalo fesso. Lì per lì mi disse questo, si tu così famo presto. Una svertina, eh. Vinto poi di Nierp. Erp, Erp? Erpennello. Ah. Sei proprio una femmina cattiva. Peggio. Vado io mesmo. Vai Riccardo. Basta. Basta parlare di donne, mi hanno stancato queste due. Tanto non ci si può ragionare. E infatti. Io vorrei parlare di verdura, maestro. Adesso? Adesso. Sì, parliamo di verdura. Da tanto continuiamo, vai, vai. Sì. Allora, no, c'è no. Qualcuno di voi però che c'ha l'orto? Alzi la mano, beh, che c'ha credo... l'orto. Ah, signora, ah, bella, scusa, signora. Scusa, Massimo? Mi Massimo, vai... puoi andare vicino a sta signora, per sì, favore? Sì. Solo questa signora c'ha l'orto. C'è qualcun altro che c'ha l'orto? Chi è che c'ha l'orto, dei voi? Guarda, questa signora qua. Dove sta? Qua. Sì, anche, sì, la anche di qua, sì. Aspetta, cosa coltiva la signora Massimo? Cosa coltiva? Tutto? Tutto, tutto. Come si chiama, signora? Guarda che volevo niente. Come si chiama questa ragazza? Sestina si chiama. Sestina? Pensa si la porta a al superalotto, diciamo. Ma Settimio è il figlio di Sestina? No, perché... Ah, perché... Perché il marito si chiama terzo, terzo. Così mi sembra. Terzo. O il secondo. No. Il quarto? Il figlio maschio si chiama. Si chiama Cappella il marito. Dai, ah, scherziamo. Ah, Sestina. Poi qua c'è un'altra ragazza. Guarda Massimo. Dove sta? C'è quest'altra ragazza qui. Dove? Beh, vabbè, io per me, io chiamo la ragazza. La signora c'è il figlio e si chiama primo, mi sa. Questa signora qui, come si chiama? Che c'ha l'orto? Ultimo. C'è l'orto? La signora? Paola. Sì. Perché mica ne... Guarda che non vogliamo niente. Paola? Allora, io adesso voglio dire una cosa importante. Qui siamo, noi veniamo da Roma, dove c'è cemento, palazzi, strade, asfalto. Qui vivete veramente in un paradiso perché c'è tanto verde. Ed è in Italia una cosa vergognosa che importiamo i prodotti agricoli dall'estero.
quando li potremmo coltivare, perché abbiamo la terra fertile, abbiamo i fiumi, il sole più bello del mondo. Bravo. Facciamo un applauso a Sestina e a Paola, che coltivano la nostra terra. Oh, bravi, complimenti. Bravi, bravi. C'era paura che gli levavamo la roba. No, no, non no. Niente, allora, quindi cara Sestina e cara Paola, parliamo di ortaggi vostra. Ah, ortaggi loro. Ortaggi sua. Ortaggi signora di... Sestina? Sì. Ma lei anche suo nonno c'aveva loro. Ma sicuramente sì. Allora ortaggi sua e di suo nonno. Ortaggi tu e di tuo nonno. Sestina, ma che per caso nonno c'era pure la cariola? Beh, una volta si usava la cariola. Certo. Quindi ortaggi tua e di tuo nonno cariola. E anche di Paola. Ah, però Paola. Gli ortaggi sono degli esseri viventi. È vero. Hanno un'anima. Quindi... Perciò l'anima dell'ortaggi loro. È l'anima dell'ortaggi loro. Vai maestro. Massi rimani giù. Sì. E qui sulla spiaggia di Capocotta c'è sotto fidarà la signora, già che una palla vanno schiamazzo. C'è Massimo che sta sempre a romper. Ah, no, io sono bravo. No, Massimo, tu sei bravo, ma io ho studiato tesore. L'anima. Sempre la famosa anima, però. Sempre la famosa. Erbaggi, frutta e fiori, e questa è bella. Se sposerò tra loro per natura. La fava se lo sposa. Pisellino. Ortaggio il pisellino. Il legume. Il finus. La rosa sposa il giglio che matura. Sposa l'aglio con l'ortica, sposa il figo con la persica. No, però scusa Riccardo, io non so, ma che cos'è la persica? Che è la femmina del persico? No, cos'è la persica? È la pesca in romano, si dice persica. Ah, allora dovessi subito sposa l'aglio con l'ortica, sposa il figo con la pesca. Vero. Che sarebbe il frutto quello rotondo che c'ha lo spacco in mezzo. Giusto. Ah, maleducato. No, c'ha ragione. Che so, c'ha lo spacco ed è pelosa. È vero, è vero. La pesca c'ha il pelo. Ma aspetta, però c'è pure la pesca noce. Quella c'è liscia. Quella senza pelo. Quella c'è quella pelosa e quella non pelosa. Aspetta. La pesca, oh, come ti chiami tu? Scusami, che non mi ricordo. Domenico, dici la verità: a te come ti piace? Corpero o senza? Stefania, devi avvicinarti col microfono perché lui non Corpero gli piace. No, vogliamo sentire da lui. Come ti piace? Corpero o senza? Ci sta a pensare, niente. E non gli piace. Non gli piace. Oh, bravo. Se si vede che da tanto che non la magna, sta persa. Ma che ne sai? Chiediamo qua, Massimo: a te come ti piace? Corpero o senza pelo? Basta che è dolce, Corpero, che bene, io gli ho fatto romantico. ho fatto una domanda, voglio una risposta. Corpero o senza pelo? Corpero. Voglio vedere se te l'hanno senza pelo, se la rifiuti. Mannaggia te, va. Sì. Qua. Dove vado? Da lui. Lì. Bello, non mi ricordo il nome di lui, scusa, Anselmo, a te come ti piace, Corpero o senza? Tutte e due, basta che le lui è un montaio. Stefania, puoi andare da sto pischello qua? Vai. Per barbetta qua, o vedi? Ecco, abbiamo pure un giovane, mica tutti. Sentiamo, se mangiano la frutta qua. A te come ti piace, Corpero o senza? Non so. Non credo, gli è rimasto in faccia, non lo vedi? Scusa Stefania, io sono curioso anche di sentire a Settimio come gli piace la pista. Settimio. Vai da Settimio. Come ti piace stare? Vai da Settimio io. Eccolo qua. Settimio, a te come ti piace, col pelo o senza pelo? Dipende quanto è lungo. Dal pelo, dipende da quanto è lungo il pelo. Il pelo. Ah, qui a me mi pare corto, ma fa come ti pare. Lunghezza standard. Famo l'ultima domanda. Vado dal sì, ecco. Vai sul finale. Oh. È il nome tuo, non mi ricordo. Stefi. Aspetta, fatemi passare. Avracce, dici la verità. Però devi essere sincero. Però fallo alzare in piedi. Oh, vediamo. Questo giovanotto. Alzi in piedi, per favore. Ad esercitare pure lei. Di che classe è sto giovanotto? Che classe sei? 51 maestro. E mi è del 14. No. Senti, Avracce, dici la verità però. Da quant'è che te mangi una persica? Si è scordato, maestro. Allora, Ricca, chiedi anche a questo ragazzo se gli piace la pesca. Vieni qua, come vi chiamate, se ormai? Manfredi, un applauso a Manfredi. Eccolo qua. Manfredi. La sor Manfredi, mi dite la verità però, Da quant'è che non vi mangiate una persica? Da quant'è? Che non te mangi una persica?
la persica dell'anno scorso. L'anno scorso, la maglia. Questo fa più da noi, ora. Grande. Sfoga l'aglio con l'ortica, sfoga il figo con la persica. Dopo ti dico quanti anni c'ha sto signore. E vai, vai, Manfredi. Sarebbe lo capirai. Lo capirai. Senti come si chiama amichetto nostro lì? Senti mio, c'è nel finocchio non si sposa mai. Vai Massimo. Ma questo non questi sono. Un applauso a signor ragazzi. Che de mano deve curarsi il sor Mariano, la salute l'abbandona con la moglie così bella. Maestra, posso parlare antica Roma, posso? Aspetta, no, che no. Ci sta un problema tecnico, c'avevo il nipote disgraziato dal Varo Vicari sul palco. Ecco. E c'avevo il nonno. Basta che incascano però, eh. Basta, non c'erano quelle due che litigavano lì? Ah, sì. No, adesso. Vabbè. Chi erano? Maestra, adesso, la signora Paola prima stava litigando. Sì, con chi? L'ha detto la figlia. Sì. Con Sestina. Ah, e perché litigavano? Perché? Ma senti che è successo. Sentiamo. Paola poveraccia si dispera perché non trova più lo stennarello, sì. Ha preparato già la spianatora ma non può cominciare, sì, non c'è quello. Questa è la casa. Dice non so persuasa, mo sbucino tutta casa, gli viene sospetto, vedrà c'è la Sestina dentro al letto. Allora, io no, posso allora, dirti una cosa? Allora aspetta, fermate di parlare perché si muove il palco, è caduta pure una non cassa. Non litigare più per Sostenarello, no? Sestina, non si litiga, allora Massimo, una settimana, come facciamo? Una settimana facciamo, 3 giorni a Sestina, sì? E 3 giorni a Sora Paola, là, va bene? E il settimo giorno? Io da Massettinio. Ah, ecco qua, Settimio. E fanno il bonuso. Però se litigano ancora c'è il mio Sestenarello, eccolo qua. Non so, va bene Sestina come lunghezza? Va bene, va bene come... Vieni a prendere, tieni Sestina, vieni. Io lo porto io. Vai, porti io. Poi quale ci sta pure, maestro, Stefania? Ci sta pure quello d'Anselmo. Anselmo? Sì. Anselmo? Sì, ma sta messo così, se Anselmo. Se Anselmo stava così, ero così freddo che c'era dal cinema. Se Anselmo stava così, stava a casa mia. È troppo pronto, maestro. Sì, ormai sì. È troppo corto, ha detto Sestina. Addirittura è come abituato. E che ne so io? Ma questi fanno la pasta all'uovo. Senti, poi quale ci sta? No, ora, là che mi porto via. Allora, poi ci sta pure quello di Matteo. De Matteo? Ma è tutto consumato. Perché con quello di Matteo ci si fa rodaggio. Matteo lo fa usare tutti i giorni. Sì. Poi in una rotta che ha finito ci si fa spaghetti a chitarra. Ah. E poi quale ci sta? E poi, maestro, ci sta quello lì de... Settimio. Settimio? Ma così stai messo? Scusa, ma perché c'è il gancetto? Perché Settimio da Monca ha preso al chiodo! Ah, Settimio, mannaggia! Facciamo un applauso a Settimio, oggi